Signori e signore, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Zero e oggi continuiamo Halo Infinite. Riprendiamo dall'ultimo gameplay, dall'ultimo momento dell'ultimo gameplay. Siamo arrivati in un luogo che dovrebbe essere vicino a dove hanno portato Echo 216, che è stato rapito da Escarum, da uno dei suoi membri della mano di Atriox. Siamo riusciti a teletrasportarci grazie ad Arma, che ha utilizzato il pinnacolo di comando per appunto farci avvicinare il più possibile a Echo. Adesso dobbiamo andare a salvarlo, quindi bando alle ciance e andiamo in game. Allora, siamo arrivati qui, abbiamo distrutto nello scorso gameplay due Phantom, se non anche di più. Infatti abbiamo le armi, diciamo quelle più pesanti. Andiamo a rifornirci qui. Io mi terrei questo, no, mi prenderei questo qui. E mi prenderei anche questo. Sì, ma sì, anche perché quelli... Ah, no, ci sono dei marine qua. C'è la pistolina. Eh no, ma la pistolina da quella, scusa, eh. With respect, pistolina te la tieni. Ancora questi sussurri di Cortana. Chi è? Sentinelle. Bang. Bang. Ah, sono più di due. Easy. Questa arma è troppo forte. Anche questa qui è abbastanza forte. Anche perché questa qui, sparando a un nemico vicino a un altro, si trasmette il colpo. Quindi ne fai fuori due con un colpo solo, se ti va bene. Mannaggia. Oppure te ne servono tre per uno se fai schifo, come me. Qui siamo al completo. Salve. Ai 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 ai. Ma pezzo di... Sono un pochino quelle. Ma non mi fanno nulla, no. Va bene. Ma dove dobbiamo andare? Là. Sono tante porte. Questo qui me lo prendo. Guarda, 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 l'ho visto. Ti volevi nascondere là dietro, invece. Ok, ricarica. Salve. Easy. Ancora, quanti ce ne sono? No, non ti avvicinare proprio tu. Stai là dove sei. Tutto a posto? Guarda lì. State nel vostro, statevene. Questo portatelo. Si sa mai. Dove sono? Dove sono? Li ho sentiti. Sono nemici quelli? Vai, vai, vai. Te. Boom, in the face. Guarda, non ti disturbare proprio a venire. Ma si è fatto esplodere questo. Forse da pazzi. Di qui? Sì. Guarda, quel terminale dovrebbe fornirci, aspetta, quel che ci serve. Quale, quale, quale? Quello lì? Si va. Gli esiliati qui non ci sono. Guarda questo che ha lo scudo. No, no, aspetta. Vabbè, che cosa hai tu? Ha esploso da solo. Io l'ho palesemente mancato. Al volo. No, 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 no. Ok. Guarda che si confondono con il mobilio. Dice mobilio, no? Siamo già arrivati? Madonna. Guardalo, guardalo, guardalo. Fatti gli affari tuoi. Ok. Dov'è? Vai, corre lei. Interessante. Prima le belle notizie. Siamo vicini. C'è una struttura degli esiliati sopra di noi. È grande. Oh no. Che cos'è? C'è un messaggio per te. Sì. Mi dispiace, non ce l'ho fatta. È vivo, dobbiamo aiutarlo. Ti prego. Ho la tua attenzione, Spartan. Ce l'ho. Vuoi sentire il dolore che sta provando? Ogni volta che affondo la mia lama faccio male anche a te, mentre lui si dimena. Io non ho intenzione di ucciderlo.
ma lo torturerò finché tu non sarai di fronte a me. Per tutti gli esiliati, la vittoria è un credo, un rifiuto a cedere, a piegarsi. Le nostre debolezze non esistono più. Esiliati. Questo ci rende più forti! La tua umanità ti spinge a essere fragile, vulnerabile, facilmente battibile. Il nostro tempo insieme sta per scadere. Aspetterò la nostra battaglia finale. Chief, nel messaggio sono inserite delle coordinate. Lo troveremo, vedrai. Ok, quindi siamo vicini. Ci hanno trovati. Salve, vi ho chiamato prima. Perfetto, stavo parlando. L'abbiamo trovato, cioè siamo vicini a Echo, che sta soffrendo le pene dell'inferno, immagino. Poverazzo. Ma ora andiamo a fare il culo a tutti. Ma scusate, posso finire un discorso? Non vai a cagare. Stavo dicendo, ora andiamo a fare il culo e a liberarlo. E mi sa che siamo comunque arrivati quasi a fine del gioco, perché già si comincia a parlare di scontro finale con Escarum. Allora, questa qui la preferisco. Ma dove è finito quello lì? È morto? No, guardalo che si nasconde. Allora, si va di qui. Ok. Granata. Mortissimo. C'è ancora Cortana con questi sussurri. Aspetta, c'è qualcosa lì avanti, oltre alla vetrata. Un Phantom. Wow, bella vista. Conosco quella struttura laggiù, non dal suo aspetto, ma dal segnale che emette. Scopo? Non so, ma gli esiliati stanno distaccando truppe per sorvegliarne la costruzione. Una volta finito, posso solo immaginare i loro scopi. Non accadrà. Forse l'auditorium. Perché, se vi ricordate, nello scorso gameplay abbiamo scoperto che il pinnacolo di comando, quello che abbiamo disattivato, serviva praticamente a ricostruire l'auditorium, che è questa struttura che serve agli esiliati per avere il controllo dell'anello. E tramite la palingenesi loro la stavano ricostruendo. Io mi riprendo queste armi. Ok. E noi l'abbiamo fermata. Però una parte, diceva la messaggera, è già stata sistemata ed è già operativa. Quindi probabilmente sarà quello. Vaffanculo tu. Guarda. La cecchina delle mie palle. Allora, senti. Fatti chiari. Amicizia lunga. Madonna, con un colpo ne ammazza di 6. Vai a cagare. Via. Distrutti tutti. Sto fucile a pompa, veramente. Io amo i fucili a pompa in tutti i videogiochi. È la mia arma preferita in tutti gli sparatutto. Ma quella di Halo è sempre stata. Vabbè, sono imploso. Va bene così. Vieni qua. Guarda come saltano. Bene, bravissimi. Allora, prendiamo questo. Guardalo. Bravi. Di qua. Guarda che si fanno esplodere questi. Allora, tu stai calmo lì. Ok. Guardalo. Fuori uno. E vai a fanculo. Dove sono? Sono saliti. Guarda come scappano. Vieni, che cacchio scappi? Come ti permetti a scappare dalle mie armi? Questo se non gli dai 800 colpi in testa non muore. Ok. Ottimo, uno. L'altro perché proprio mi sta sulle palle, faccio così.
Ho ucciso quello che ho sbagliato. Vabbè, però te ucciderli tutti. L'ombra di mia madre. Parla della dottoressa Halsey. Cortana, qui Leonidas, Exia UNSC al tuo servizio. Come devo procedere? Sulla Konya Station ci sono 76 Spartan 4 con l'ordine di combatterti. Mio Piesciocchi. Hai fatto un ottimo lavoro, Leonidas. Ho apprezzato il tuo sacrificio. Ricevuto. Addio, Cortana. No. Ha eliminato la struttura di allenamento. Quegli Spartan... morti. Tutti quanti. Per quale motivo? Andiamo. Cacchio, ho ucciso 70 Spartan. Non ci sarà più tristezza, niente più rabbia, né invidia. Madonna mia. Buono, fucile da comando. Mi toglierei un attimo il pompa, perché ho poche munizioni. E andrei avanti con questi due. C'è un altro ascensore qui vicino. Ci porterà salve verso la superficie. Ecco, però se tu mi dai il pompa... va di conseguenza che io me lo riprendo, capisci? Eh sì, mi tolgo questo. No, mi tolgo questo e mi riprendo le munizioni di questo. Easy, andiamo avanti. Se me lo dà lui, scusami, chi sono io per rifiutarlo? Mi porto uno di questi perché non si sa mai. E glielo lancio addosso. Va bene. Andiamo lì. Granate. Mi hai trovato. Ma molte cose in me sono sbagliate. Fuori posto. Forse è tardi. C'è un ascensore e non funziona. Godo. No! I esiliati stanno provando a intrappolarci qui. Dobbiamo trovare un modo. Stai tranquilla. Ci penso io. Allora, dammi questo intanto. Ok, fuori uno. Piano, piano. Chi che mi spara? Bravissimo. Allora, mancano i semi energetici, immagino. E infatti. Andiamo di qui. Sono un po'. Pure io ce l'ho queste qua energetiche. Ecco. Guarda, ma che fa? Si sposta. Ah. Dov'è? Dov'è? No, esplode, via. Ah, non è esploso. Si scende? Suppongo di sì. Guarda chi c'è lì. E muori. È morto, è morto, è morto. No, me l'ha spostata la granata, non ci credo. E questo sarebbe l'umano che ha battuto il Covenant. Vabbè, pure. Ma stai zitto. Oh, ma vuoi morire? Oh, vaffanculo. Dammi questo. Ma che cazzo? Ma non c'è un attimo di pace qua. Ok, ma io non volevo questo. Ottimo. Sembra che siamo intrappolati qui. Come siamo intrappolati qui? Si è chiuso? No, oh, passo da sopra. Forse no. Si è appena attivato un teletrasporto. Ah, eccolo. E dove ci porta? Ci hai salvati. Mi hai salvato. Salvato me stesso. Ma io non ho capito se sono tipo nella nostra testa, se sussurri o sono in giro. Continuo a non capirlo. Sono rimasugli? Perdonami. Allora, fuori uno. Dobbiamo andare nell'altra porta, eccolo qua. Energia scarsa. Aspetta.
quella è la Terra. La sì. Terra? Cosa ci fa lì? È bellissima. Ci serve più energia. Andiamo. Perché c'è la Terra? Andiamo a prendere altro seme energetico. Salve. Come sprovveduto io no? Tanto sei morto. Salve. Andiamo. No, che cos'è quel coso? Esplosivo! Scappare! Muori! Ho trovato il bug. No, guardalo lo stronzo. No. Bravo. Stai là tu. Dov'è? È morto? Aia. Vabbè, ho capito. Ma fido emozioni, perfetto. È un problema questo. Granata lanciata. Ok, morto lui. Ma l'altro? Ma dove sei uscito? Non c'eri prima. Aia, l'ho incastrato. Aspetta che ricarico, dove sei? Ok, fatto fuori. Aspetta che ricarico. Allora, dammi questo. Anzi no, dammi questo qua. Prendiamo questo. Teletrasporto pure qui? Sì. Oltre ciò che il giorno sbagliato ci ha dato, lì ci incontreremo. Laggiù dove l'anima riposa sull'erba e il mondo è troppo completo per poterlo descrivere. Mettiamo l'ultimo seme. Ancora sto perdonami. Vai. Questo non è un negoziato, Lord Hood. Questa è la vostra resa. I miei termini sono chiari. Voi sapete bene di cosa sono capace. E io so cosa potete fare voi. Se il governo della Terra vuole combattere, che lo faccia. Ma ricordate, voi non vincerete questa battaglia. Ha attaccato la Terra. Aspetta, lei ha minacciato la Terra. Le sue forze hanno attaccato l'UNSC a Sydney, spazzandola via. Ha spazzato via il quartier generale. Distrutto. Ci siamo nascosti, riorganizzati e abbiamo preparato un piano. Per fermarla. Per sopravvivere. Hai capito, Cortana, quant'era male. Incazzata? È come se qualcuno volesse trattenerci. Escludi solamente. Vai. Dovrebbe. Etriox, leader degli esiliati. Da che parte stai? Beh, dalla parte degli esiliati. Come sempre. Dunque comprendi bene le conseguenze della tua ribellione. È ovvio. E tu? Le tortuosità di ciascuna azione sono complesse. Le reazioni numerose, ma in sostanza prevedibili. Guarda Doisak un'ultima volta. E ricorda, tu hai voluto che accadesse. Di Escherum e di Etriox, un intero pianeta.
Ma come ho potuto farlo? È colpa mia. Perché? Avrei dovuto fermarla. Avrei potuto ragionare con lei. Tu dici? Lo ha voluto lei, la sua programmazione. Davvero? Non lo so più neanche io. Ho l'impressione che tu non mi dica tutto. Io... Il solo modo per accedere all'anello e per raggiungere Cortana era creare una copia. Ora lo apro. Ripensaci. Le conseguenze della tua richiesta. Tornatene al tuo repositorio, Monitor. Ecco l'ascensore gravitazionale. Facciamola finita. E ricorda, tu hai voluto che accadesse. Io sono lei. Sì. Una copia esatta. Era l'unica opzione che ci restava. Le mie routine e i sistemi. Tutte copie. Alcy ha rimosso ogni informazione compromettente. Sei lei, se non mi avesse conosciuto. Vuol dire che farò ciò che ha fatto lei. Diventerò quello che è diventata. O magari lo sono già. La mia missione era impedire che accadesse. E lo è ancora. Ma mi dispiace. Mi dispiace moltissimo. Non è colpa mia. Non può essere. Io non dovrei essere qui. La tua missione era quella di distruggermi. Ho riattivato i protocolli di cancellazione. Sono pronta ora. È stato per me un vero onore. Devi soltanto promettermi una cosa. Io non so come finirà, ma salvalo, ti prego. Gli serve il tuo aiuto, sei tutto quello che ha. Lo faremo insieme. Cosa? Come? Come puoi fidarti di me? Non mi fido. Ma voglio farlo. Quindi lei è solo una copia di Cortana. È come se fosse un backup. Ok. Andiamo a salvarlo. E vabbè, così? Va bene. Si stava godendo la scena da fuori. Però si vede che lei ha delle intenzioni totalmente diverse. Una volta che ha scoperto che è come lei, cioè che lei è in teoria Cortana, è una copia di Cortana, ha dato il via libera per la sua cancellazione, perché ha visto che Cortana era cattiva e lei non voleva. È bello, è stata una bella evoluzione. Sono partiti due gameplay fa che Chief voleva distruggere Arma. Nello scorso gameplay erano praticamente uno contro l'altro, perché lei ci è rimasta veramente male. E in questo sono di nuovo insieme, perché lei ha dato l'opportunità di cancellarla, ma lui non l'ha fatto. Però ti cancello io a te, maledetto coso con lo scudo. Dove sei? Che fai? Giro giro tondo, ma vieni qui. Fai perdere tempo, io devo salvare Echo. Vabbè, però io dico, no? Che? Ok, andiamo. Ricarica. C'è un... Ecco qui, un audio. È lì da qualche parte e non l'ho ancora ucciso. Eccomi. Fucile di precisione, ma dammelo subito. Noi andiamo di qua. Dobbiamo raggiungere la superficie dell'anello. È fatta. Ora dobbiamo solo... Aspetta, rilevo qualcosa su tutte le frequenze degli esiliati. No, non va bene.
Che succede? Cosa c'è? So dove si trova. Conosco. C'è una cosa. Allora, via. Qui è dove Jack Locke spediva le sue vittime. Non morite! Il tribunale della condanna. Non morite! Ma vai a fanculo! No, sono morti! Ok. Sto finendo le munizioni. Ok. Che fa quel... Ok, andiamo. Salve. No, la torretta no. Ok. Guardalo il cecchino lì. Ho fatto una brutta fine, penso. Quanto mi gasa questa musica. No. Ok. Non una buona sito questa. Ok. Abbiamo liberato? Sì, andiamo avanti. No, fermo! Ai, tutto l'ho preso. Ma tu non puoi non morire! Ok. Chi è che rompe le palle? Carica quel... No, va a fuoco! E niente. Dammi questo, va. Ma sono i cacciatori? Ma porca miseria. Mi sembra un po' esagerato. Nonna mia. Sono un tantino troppo. Allora, andiamo a prenderci i cecchini qua sopra. Madonna che fastidio. Guardali. Vai a fanculo. Amore, aia, chi è? Vabbè, ma che cazzo hanno quei cacciatori? Stai calmo un attimo. Ok. Dov'è? Ma che cazzo? Immagino sia questo. Ok. Il tribunale della condanna. Avevo ragione. Brava. È davvero un nome inquietante. No, si è attaccato. Come facciamo a entrare? Combattendo. Bussando alla porta. Come cacchio vuoi entrare? Allora, muori? Grazie. Madonna, c'è pure il carro armato. Come cazzo si chiama? Devo fare il giro, fare un giro pazzo. Devo fare un giro pazzo. Ma io posso fare tutto da solo. Dammi qua. E ora? No! Ma fatti i cazzi tuoi! Quello sta esplodendo. Carica sti scudi. Ma vai a fanculo. No, non cadere! Dai, c'è il cazzo. Ma dai! Ok, vabbè. Dai, riprenditi. No, sta esplodendo. Oddio. Esplodi. Esplodi un paio di palle, esplodi. Sì, va bene. Ok. Non so come sono arrivato fino a qui. Via. Chi è? Vieni qua. Fanculo pure tu. Ai. Mori. Vabbè, vaffanculo, vai via. Altro cancello. Ok, ci sono. Penso di esserci. Il ponte è disattivato. Sembra che okay. I controlli siano su quella piattaforma. Ci sono. Non è questo il problema. È quello, porca miseria, che ho fatto. Ok, ci siamo. Almeno siamo entrati. Ok, ci stanno aspettando, immagino.
Ok. Non è molto rassicurante tutto ciò. E se fosse una trappola? Voglio dire, è una trappola, no? È sicuramente una trappola. Ma ovvio che è una trappola. Ma mi ascolti? Andiamo. Quando vuoi, Chief. Ma io vorrei capire cosa cazzo vuoi che faccia io. Sappiamo tutti che è una trappola, ma mica posso starmene fermo. Siamo arrivati al tribunale della condanna. A quanto pare Echo 216 è tenuto prigioniero da Escarum in questo luogo. Nel prossimo gameplay affronteremo Escarum e i suoi scagnozzi della mano di Aatrox per salvare Echo 216. Per oggi è tutto, io vi ringrazio per aver visto il video fino a qui. Vi ricordo di passare in descrizione dove trovate tutti i link ai miei social, soprattutto a Twitch dove sono live tutti i giorni dalle 5 alle 8 tranne nel weekend. Mettete un mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, commentate dicendomi un po' come vi sembra questa saga. Stiamo arrivando alle battute finali ormai, penso che il prossimo potrebbe essere l'ultimo gameplay o forse ce ne saranno ancora due, vedremo. Per oggi è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Jikaimasen.